Un importante risultato per il settore vitivinicolo valdostano è stato raggiunto al termine della riunione della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che si è svolta venerdì 24 novembre nel Castello di Sar. Gli assessori all'agricoltura delle regioni italiane hanno deciso, anche su proposta della Regione Piemonte, di richiedere, attraverso una rimodulazione della ripartizione delle altre regioni, un margine di aumento della quota di superficie. Hanno accolto di fatto la richiesta della Valle d'Aosta, riservandosi di discutere in modo più ampio tutta la questione con il Ministero dell'Agricoltura, in modo da rivedere il riparto nazionale. È motivo di grande soddisfazione essere presente oggi a Sar per un incontro che era stato deciso durante la primavera. Avevamo proposto all'epoca di riunire il CPA, cioè la commissione di tutti gli assessori all'agricoltura d'Italia in Valle d'Aosta. Avevamo pensato al Castello di Sar per fare percepire questo luogo così suggestivo anche e soprattutto ai colleghi assessori di tutta Italia e ai loro funzionari. Quindi oggi sono trascorsi parecchi mesi e sono felice di ritornare qui in altra veste, ma soprattutto sono felice di ritrovare i colleghi per poter discutere di argomenti che riguardano proprio la Valle d'Aosta, perché oggi si discute della questione delle superfici viticole da autorizzare, la possibilità per la Valle d'Aosta eventualmente di essere inserita in una revisione, perché oggi noi abbiamo circa 499 ettari di superfici coltivabili rispetto ai 4.000 ettari della fine dell'Ottocento, quindi c'è stata un'involuzione. Oggi avevamo voluto proprio parlare di queste problematiche per far percepire anche l'importanza di essere all'interno di questi organismi e di fare sentire la voce della Valle d'Aosta. Una problematica che tocca innanzitutto i giovani agricoltori che vogliono iniziare la loro attività. C'è la possibilità da parte dei viticoltori, degli agricoltori che intendono piantare le vigne, ci sono delle regole nazionali che impediscono di impiantare più di un tot di ettari per anno. La quota che alla Valle d'Aosta è demandata è quella di 4,5 ettari per anno. È chiaro che questa quota è un po' limitativa, perché se un giovane agricoltore oppure si vuol fare o impiantare una vigna, questo è distribuito su tutta la valle, devo avere delle superfici maggiori anche per giustificare l'impegno economico per fare un intervento del genere. Il tema della produzione del vino in passato è stato già affrontato dalla Commissione. Il tema del vino è uno degli argomenti maggiormente attenzionati dalla nostra Commissione. Già nell'incontro di Trieste qualche mese fa è stata portata all'attenzione l'esigenza di premiare quelle situazioni in cui il vino diventa anche un sistema di presidio attraverso la coltivazione della vite del territorio, anche in quei luoghi più impervi, ma che sono quelli più adatti a costruire delle condizioni di produzione originale, produzione tipica. Abbiamo nella riunione dell'altra commissione individuato ad esempio il tema dei vini eroici coltivati sui declini delle colline, delle montagne, su quelli che sono i pendii e quindi in luoghi abbastanza originali e particolari. Stiamo chiedendo, così come fa anche la Val d'Aosta, una particolare attenzione a questo tipo di realtà produttiva che consente anche ai nostri agricoltori di rimanere in campagna, di rimanere a presidiare anche il territorio, a manutenere, così come è nella logica di chi appunto ha il compito di guardare al proprio campo con anche quella sapienza e quell'esperienza della brava e buona agricoltura di un tempo.